Buongiorno, buongiorno amici, eccoci qua un'altra mattina, una bella domenica si spera, un Cagliari vincente e noi facciamo qualche piattino, un bel caffè e si va avanti. Allora, qui sto facendo il pollo per i bimbi con delle patate, se le taglio a pezzetti. Non troppo grandi che i bambini non te le mangiano. Sciacquata. Allora, cosa facciamo oggi, ragazzi? Facciamo due pesci. Facciamo due spaghetti alle cozze. Piatto semplice e semplice, senza troppi intrulli, altrimenti i bimbi non ti toccano niente. Allora, ho messo un po' di pollo che ho fatto marinare con del pepe, un pochetto di sale, così, in frigo. Ho fatto rosolare un po', messo un po' patate e facciamo andare lentamente, ok? Adesso spostiamo il caffè. Ecco qua, qui ragazzi abbiamo dei pesci, abbiamo delle spigole, abbiamo delle mormore, abbiamo un'oratina e vediamo un po' come fare. Spostiamolo però perché è molto caldo, c'è il caldo. Su una bella padella di ferro, allora raga, buongiorno Cinzia, vediamo un po' come muoverci qua. Allora, ho richiesto di fare un po' di pesci fritti, quindi vi devo organizzare. Allora, padella alta e la riempiamo d'olio. Allora,
ho pulito le mormore, gli ho rimosso lo squame, gli ho pulito l'interiore. Buongiorno Antone. Allora facciamo un po' di pesciolini fritti. Ho delle mormore oggi, quindi farò le mormore. Vabbè, spostiamo un po' i piatti. Abbiamo il pollo per i bimbi, lo mettiamo magari dietro un attimino, qua per il coraggio, il caffè è pronto, poi ci abbiamo un bel caffè, spostiamolo qua, mettiamo qua, facciamo andare il pollo per i cavoli suoi, lentamente, e qui mettiamo l'olio caldo per friggere i pesci, adesso mi serve un contenitore, così. Io ho una farina di alta qualità, voi se avete la semola fina fatela con la semola fina, ok? E andiamo pian piano a infarinare i nostri pesci. Ecco qua, sono delle belle mormorette, le infariniamo. Gli ho promesso alla signora che quando si sveglia trova i pesci fritti, a lei piacciono fritti, e glieli facciamo trovare. Ecco qua un paio di pesciolini. Così. Ho fatto marinare i pesci col prezzemolo, del sale e dell'aglio. Così, per dargli un gusto, un pochino di gusto in più. Vediamo un po' come escono. Hey guys, we're gonna have a fried fish today, marinated with garlic, parsley, salt. Ci ho messo anche un po' d'aglio per far marinare il pesce. Hey guys, plenty oil in the pot. Make sure it's hot, very hot, and then you fry your fish. Easy.
raga, allora l'olio sta riscaldando. Spostiamo i pesciolini qui. Allora dobbiamo preparare anche i pesci da fare alla griglia. Vedete qua, un po' di... abbiamo delle spigolette, una rattina, via. E trasferiamo nel piatto, nella pentola di cottura, padella, come la mettiamo? Teglia, teglia, una teglia, la mia. Ecco fatto, abbiamo messo in forno i nostri pesci, l'olio si sta colorando un attimino, spostiamo le nostre mormore. Mi raccomando, era sempre pulito qui. Guys, ci siamo quasi, eh? Adesso passiamo alle cozze per un attimino. Allora ragazzi, ecco qua, grazie che l'olio sia ben caldo, sta riscaldando. Adesso da questa parte mettiamo a rosolare un po' d'aglio con del burro. Tagliamo un pezzo di burro qua. E lo facciamo rosolare. Ecco qua, prendiamo dell'aglio. Carne per i bambini, sta cuocendo pian piano. Allora, io ho preso una testa d'aglio piccolina, divido in spicchi, li lascio così in camicia e gli do una bella risciacquata. Li mettiamo giù col burro e facciamo rosolare un attimino.
vassoio quasi caldo. Quindi possiamo già immergere i pesci. Apriamo bene le finestre in casa, mi raccomando. Allora, io ci metto anche il peperoncino, tanto pepe. Ok, spostiamo la pannella di ferro che non serve per adesso. Qui l'olio è caldo e ci mergo i pesci, due alla volta. E apriamo le finestre, mi raccomando. Allora, mi raccomando, piatto pulito. Possiamo andare a rotolare bene qua. Ecco, io non aggiungo sale nel pollo perché l'ho già messo nelle patate, l'ho messo mentre marinava. Ok, allora andiamoci gli attrezzi. L'olio caldo, ma non troppo caldo, non deve bruciare il pesce, mi raccomando. Ecco qua, mettiamo un po' d'acqua a bollire per i nostri spaghettini. Adesso aggiungo un pezzettino di peperoncino. Ecco qua raga, benvenuto Flax, peperoncini thailandesi. Siamo qui, viene messo due
risciacquato anche a questo, lo facciamo rotolare lì, ok, pesce, deve cuocere tutto il pesce. Allora il sale per l'acqua, facciamo un po' per due spaghettini, un assaggio e facciamo cucinare bene. Allora devo girare i pesci piano piano, uno, due, tre, lo vedi? Ok? Allora ragazzi, fate rosolare bene l'aglio. Buongiorno Mario, benvenuto. Facciamo due spaghettini alle cozze, due pesciolini, ecco qui, controlliamo il forno. Stare attenti, qui brucia tutto. Ecco qua ragazzi, i pesciolini al forno, li giriamo, acqua, e fare i tempi qui da veloci. Allora il pesce che frigge, mettiamo l'acqua frutto, occhio che non ci bruci niente qui. Adesso aggiungiamo due pomodori, due pomodori raga. Occhio al nostro polletto, bene. Allora qui aggiungo un goccino di vino rosso. Buongiorno Roby, benvenuto, benvenuto. Ecco qua, un goccino di vino rosso, lo facciamo evaporare.
gira fino al pesce. Ecco qua. La cottura veloce, i pesci sono piccolini. Buongiorno Giamba, benvenuto a fare un po' di mormore fritte, infarinate fritte e un paio di spigolette al forno, sotto la griglia, grigliate, e qui dei spaghettini con le cozze. Allora, l'acqua bolle, facciamo evaporare il vino. Stare attenti perché qua sono i bimbi. Facciamo andare bene la nostra salsetta. Ecco qua ragazzi, queste sono le mie cozze, sono circa 500 grammi. Sì. Ecco qua. Adesso facciamo il pesce praticamente pronto. Io lo faccio proprio friggere un attimino. Ecco qui ragazzi, mormore fritte. Buongiorno Anna, benvenuta. Ok guys, fried fish today. Now I'm gonna move my pot, it's too hot in here. There we go. I can move my sauce this to the side. Water's boiling nicely. Okay, I'm gonna dip in more tomatoes, I think. Okay guys, two more tomatoes. Let's evaporate the wine. I put another touch. It's going to be very spicy. Right. There we go. Buongiorno Gianni. Eh sì, ho fatto anche il caffè, l'ho bevuto prima, ne volevo un secondo, l'ho preparato, poi mi sono dimenticato. Ma vi faccio un secondo caffè. Io vi preparo la caffettiera e poi mi piace riscaldare il caffè parecchie volte. Gli dà più intensità. Allora l'acqua sta per bollire lì. Un attimino. Gianni, guarda i pesciolini qua, quelli fritti, infarinati e fritti, C'è poco da fare. Però io stanotte li ho fatti marinare nel sale, nel prezzemolo, aglio e poi li ho fritti. Vediamo un po' come escono. Li ho cotti proprio 2 minutini per parte.
Robby, che combini? Antonello, oggi a Villa Simius? Dove siete? Ok, pollo per i bimbi, continua a cucinare pian piano, facciamo rosolare per bene, vediamo un po' se gli piace, altrimenti non lo so. Ok, allora, possiamo preparare le cozze qui. Qua, appena l'acqua bolle, lo dobbiamo travasare, serve una pentola più grande, quindi mi devo organizzare. Grande, come saranno i miei spaghetti? Saranno con le cozze, li chiamano spaghetti alla chitarra, poi ci aggiungo tanto pecorino e vediamo un po' com'è. Continuiamo i pesci in forno, stanno colando le mani. Gianni, guarda, li ho fatti già cucinare da una parte, sotto la griglia, ok? Cottura facile perché non richiede né pulizia né niente. Allora, facciamo evaporare bene il vino, l'acqua sta per bollire, ci facciamo un caffè. Ecco qua, le cicce, si può fare così, non c'è spazio a casa, c'è poco spazio in casa. Va bene, facciamo, allora ho messo il burro io qui a rosolare, a far rosolare, poi ci mettiamo un goccetto di olio d'oliva, sta profumando, ecco qua, un'altra bella spruzzata di pepe. Ok, ci siamo, guarda, ci siamo. Appena evapora il vino, aggiungiamo la pasta. Hey guys, very simple. 4 tomatoes, plenty garlic, 2 chilies, chunk of butter, 3/4 of a glass of wine. Let it go until the wine evaporates, and then we can add this mussel. That's it. Some of the water, of the boiling water from the pasta, yeah? Allora, ragazzi, due spaghettini, ecco qua, 200 grammi, forse anche di me, 200 grammi circa, ok? Via. Lo so che ci vuole un contenitore grande, ma non ne vogliamo. Ecco qua, sta evaporando bene il vino, deve evaporare completamente. E poi ci mettiamo là, c'è la salsetta di cottura nelle cozze qua. Possiamo cavare. Il nostro polletto cuoce a meraviglia. Per i bimbi, con le patate, anche qui abbiamo fatto marinare con del pepe, dell'aglio la sera prima,
sale, vediamo un po' se vi piace. Ok, facciamo bollire la pasta. Semplice, semplice. Beviamoci il caffè. Ragazzi, alla salute, buona domenica. Oggi forza Cagliari, siamo a Genova. Siamo a Genova, col Genova. Gli inglesi dicono, se devi giocare con la Sampdoria, dicono alla Sampdoria, al campo della Sampdoria. Non dicono Genova con la Sampdoria. Buono sto caffè. Allora, ecco qua, sebbene il vino è completamente evaporato ora, c'è proprio una salsetta densa. Assicuriamoci che la pasta logicamente sia ben immersa. Adesso mettiamo il sughetto delle cozze, dai. Allora, queste cozze hanno un sughetto di crema e vino bianco. Fare attenzione io. Facciamo andare un attimino. Il tutto si insaporisce. Buongiorno Marina, benvenuta. Facciamo spaghetti alla chitarra. Poi in forno abbiamo delle spigole. Non sono belle come quelle che pesca Gioma, però le abbiamo messe sotto la griglia. E poi abbiamo fatto delle mumungioni fritti. Vediamo un po', lo seguiamo i nostri spaghetti. Allora, quando sono cotti un po' più della metà, io li vado a immergere nella mia salsina. Ecco qua, si sta asciugando per bene. Andiamo. Uno spettacolo. Fate sì che più moduli diventino poltiglie. Adesso gli aggiungo un pochino d'acqua, giusto poco a poco, e via, le faccio andare. Assaggiamo, probabilmente ci vuole un po' di sale, un po' di sale, poco a poco, perché le cozze sono già salate, poco a poco. Ragazzi, adesso io prendo i miei attrezzi. Allora, facile, questa non ci vuole una laurea. Spengo il gas. Allora, sono ancora crudi gli spaghetti, finiranno la cottura lì dentro. Io. Cottura a metà. Bene. Vediamo un po' cosa da combinare. In realtà che devono cuocere tre quarti, però sto provando. Cosa succede? Ecco qua. Amalgamiamo. Buongiorno Charlie, good morning Charlie. Spaghetti alla chitarra. The guitar. Yeah? With mussels and pecorino cheese. Right? So my sauce is with 4 tomatoes, plenty garlic, pepper, 2 chilies, a big chunk of butter, extra virgin olive oil, that's it, and pre-cooked mussels from the supermarket, yeah? I'll show the name, otherwise people get annoyed. There we go. Here I check my chicken for the kids, again.
It's cooked nice, cooking, cooking nicely here. Wow. We have to give it more time. No flame. My fish in the oven is going nicely. And that's it. Okay. Job done. Okay guys, so my pasta is going, drying off. Now I add a bit of cooking water. Oh, yeah. Just a touch, not too much. I keep stirring, yeah? There we go. I will add my mussels in a minute. Ragazzi, aggiungete acqua di cottura. Li ho cucinati a metà gli spaghetti, dovrebbe cucinare almeno a tre quarti, però vabbè. Andiamo pian piano. Pasta, non si deve bruciare niente, mi raccomando, non abbandonate, non distraetevi un attimo, ecco qui, ve la faccio vedere da vicino così giudicate voi. Cottura a metà, finita di cucinare la salsetta. Adesso un pochettino d'acqua di nuovo, poco poco, e fra un po' ancora il pesto, per aggiungeremo le cozze e la fila di parmigiano. Pecorino, anzi pecorino quando è anche adesso. Un attimino. Controlliamo i pesci. Ecco qua ragazzi, c'è il grasso del pesce che viene fuori, non ci ho messo nient'altro. Ragazzi. Splendore. Ecco qui. Adesso io ci metto anche qualcos'altro di magico. Io ci metto un paio di olive, raga, perché insomma siamo, io sperimento, no? Faccio degli esperimenti, un paio di olive così, per dargli un gusto in più, basta. Continuiamo a mescolare, ecco qua. Un altro pochettino d'acqua, poco 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 alla volta, poco poco, poco poco poco, e tra un po' aggiungeremo anche le cozze.
qua già. Passiamo la camera. Io adesso abbasso un po' la fiamma. E ci metto le cozze. Mettiamo le cozze. What do you think, Charlie? Looks good? Right. So we mixed nicely. Okay, I'm gonna add another touch of water. Wow, look at that. That's gorgeous, guys. Little bit, only a little bit. My fish is there ready, so switch off my oven. There we go. Be very careful here. Second. Okay, pasta is ready. Plenty of cheese. There we go. Okay, guys, look at this. Spaghetti alla chitarra, guys. Parmesan cheese, plenty, mussels, all sorts of things. Now we mix again. There we go. You must not forget parsley. A big chunk of parsley. Right, guys, and mix well. Couple of minutes is done. Now a little gentle touch of water. No, not yet. Second, I need to take off my fish from the oven. There we go. That's my fish. Big. Right. Let's keep going here. Just a little touch of water again. Little. That's it. Keep stirring. And just 1 minute for the parsley to melt. And guys, obviously, it's bringing some beautiful colors in it. Right.
prego. Buongiorno Mauro. Allora Mauro, abbiamo fatto gli spaghetti alla chitarra. Ma adesso spengo il fuoco. Spegniamo il fuoco completamente. Mauro, spaghetti alla chitarra. Peperoncino. Pepe. Il pecorino. Le cozze. Pomodori e burro. Ecco qua. E vino, logicamente. Ho messo vino rosso, Mauro. Spegni la lavatrice che sembri... Non c'è la lavatrice, è il forno, Mauro. Ok, lo spengo da qua. È il forno. E allora... C'è un po' di fotografie, raga. Va bene? Allora, Mauro, dammi un voto. Per questi spaghettini le cozze. Sono uno spettacolo. Sono uno spettacolo. Ecco qua, benvenuto Gonni. Non so perché la cucina faccio quel rumore, però avevo acceso tutto, il forno e via dicendo. Mi ho fatto un paio di fotografie. Assaggiamo, cosa ne dite? Assaggiamo un pochino. Un po' presto qua. È uno spettacolo lo spaghetto, raga. È uno spettacolo. Allora, vi passiamo i saluti, ragazzi. Passate una bella domenica. Grande forza a Cagliari, logicamente. E ce n'è bisogno. Speriamo di beccare i punticini a Genova. Raga. Ecco qua, Mauro, sotto la griglia al forno, ecco qua, ho fatto un po' di casino, ragazzi, belli, Qualcuno mi dice che bisogna assaggiarli. Vabbè, li dobbiamo assaggiare, è così. E facciamo lo sforzo. Allora, io questo splendore lo metto qui. Devo controllare il mio polletto, logicamente. Ok, sta ancora cuocendo. Ecco qua. Sono pronti. Beh, più o meno sono pronti. Qualche patata cotta di meno, però dammi una rigirata. Giusto una patata o due al cotto di meno. Lo lascio ancora qualche minutino a quel punto. Allora, dobbiamo assaggiare. Ragazzi.
Ah ragazzi, bisogna assaggiare. Così è. Eh sì, ma assaggiamo gli spaghetti, dai. Hanno splendore veramente. Ecco qui, giusto due, guarda qua, raga, belli. Andiamo a gustarli. Prendo un pezzo di pane, un tocco di pane come al solito. Siamo? Assaggiamo, raga. Dai. Forchettina. Un pezzo di pane. Vediamo un po' se sono molto piccanti, però. Raga. Raga, buonissimi, spettacolo, non ho parole, veramente buono, veramente. Questo porta la fortuna al Cagliari. Di buon mattino, un piatto di cozze, raga. E che ci tocca a noi? Che ci tocca? Ecco qua. Impeccabile, ragazzi, veramente buono. Sono caldi. Buono, buoni veramente. Spettacolo. Vediamoci la pasta e mandiamo saluti, raga, passiamo saluti, la stessa cozza ancora.
il piccante non si sente. Ciao Mauro, alla prossima. Ragazzi, vi saluta Mauro. Ciao a tutti, buona domenica, forza Cagliari, speriamo. Cioè, brilliamo forza Cagliari, speriamo di vincere. Ciao a tutti, ciao.